Innanzitutto, buongiorno a tutte e tutti, per me è un piacere essere qui e anzi, appunto, è la prima volta che vengo all'Oltreeconomia Festival e mi sento insomma in qualche modo di ringraziarvi per quello che avete messo in piedi, che credo che insomma anche in una situazione viva e ricca di esperienze sociali come Trento non sia per nulla scontato. Quindi innanzitutto è stata appunto un'esperienza interessante riuscire a partecipare a queste giornate. Io vengo appunto da Roma, che è insomma una metropoli complessa e difficilissima per eccellenza, una città che negli ultimi anni si è fatta sempre più aggressiva, cattiva, nel senso che appunto la capitale d'Italia, la città che in qualche modo è stata appunto la Roma città aperta, la Roma che tutti hanno attraversato almeno una volta nella vita, la Roma che accoglieva gli studenti, i turisti, i migranti, la Roma appunto ricca di esperienze culturali, di una ricchezza culturale vivissima si potrebbe dire storicamente, no? Da 2000 anni a questa parte. Negli ultimi anni ha subito una sorta di regressione proprio sociale, culturale e nella convivenza che insomma, raggiunge picchi abbastanza drammatici. Ma allo stesso modo è una città dove il fermento sociale e culturale non ha mai smesso di esistere, le esperienze come quelle degli spazi sociali che in qualche modo si sono messe in rete, in questa rete che io qui oggi indegnamente in qualche modo rappresento come la rete per il diritto alla città, hanno tentato di resistere negli anni, dagli anni 80-90 in poi e quindi in tutta l'evoluzione che c'è stata, insomma, sia a livello italiano ma anche a livello appunto più locale, di resistere a tutto questo, al cambiamento della città, alle difficoltà della città e di porre continuamente appunto in pratica un discorso di riappropriazione della città, di mettere in pratica le teorie che insomma da David Harvey a tantissimi altri hanno per anni teorizzato su che cosa significa diritto alla città e per questo quello che si diceva nell'introduzione, un discorso work in progress, come questo si concretizza in fasi storico-economiche differenti. E per questo da un anno e mezzo a questa parte la ricca esperienza degli spazi sociali romani, immaginate che appunto per chi conosce Roma, Roma è una città enorme in cui l'esperienza delle occupazioni, degli spazi riappropriati, cioè di liberare spazi abbandonati alle speculazioni o abbandonati semplicemente e basta al vero degrado, è stata una pratica assolutamente diffusa. A Roma esistono circa 40 occupazioni di spazi sociali in cui si svolgono tutta una serie di attività che magari adesso racconto e decine e decine di occupazioni abitative. Perché? Perché nella sua enormità è una città in cui si vivono enormi difficoltà anche sociali, in cui realmente esistono migliaia di persone senza un tetto sulla testa che vivono la difficoltà dell'emergenza abitativa, così come le estreme periferie, ma anche il centro della città, sono completamente abbandonate a se stesse per quanto riguarda tutto ciò che sono i servizi sociali di base o l'accesso semplicemente a una socialità di base. Dico la cosa più banale di tutte, lo sport. Avremmo una città diciamo, in una situazione ben più drammatica di quella che vive se non ci fossero esperienze come le decine e decine di palestre popolari in cui a prezzi bassissimi giovani dai 5 ai 90 anni possono praticare sport dal basso, auto-organizzandosi, ma soprattutto farlo anche a livelli competitivi, perché è questo. La bellezza e la ricchezza che siamo in qualche modo riusciti a mettere insieme tutti è di non essere, passatemi il termine, io banalizzo e taglio anche con l'accetta i discorsi che faccio, i marginali sociali, noi, quelli un po' sfigati che si devono accontentare della palestra, dello spogliatoio, che si costruiscono da soli, che si puliscono da soli, che si sistemano da soli e che si mantengono da soli, ma anzi, sono quelli che ai campionati mondiali di arti marziali vincono medaglie d'oro,
Quindi senza, come dire, dover chiedere niente a nessuno, non so come dire, forti ancora di più di essersi organizzati dal basso e di essere arrivati dove sono arrivati tutti insieme grazie appunto ad aver innescato meccanismi di partecipazione. E, ora, per non tediarvi anche insomma raccontando un'esperienza che magari alcuni conoscono, alcuni no, ma che poi ha delle specificità diverse in ogni territorio, quello che abbiamo tentato di fare da un anno e mezzo a questa parte, in cui Roma, che come altre decine di comuni in Italia rischia il default economico, quindi rischia di fallire concretamente come qualsiasi altra azienda di questo paese, è stata ufficialmente commissariata dal governo Renzi. E dopo 5 anni di amministrazione della destra di Alemanno, noi abbiamo, come dire, conosciuto una fase nuova, differente, la fase della stupidità e dell'arroganza del potere, ovvero di chi dà un potere centrale dalla modalità appunto aggressiva e arrogante del governo Renzi, pensa di decidere dall'alto di cosa hanno bisogno i cittadini all'interno della città di Roma. Per cui l'arroganza e la stupidità di un potere che non riesce a capire e a valorizzare, che insomma a comprendere come esperienze tipo l'occupazione del Teatro Valle, conosciuta in tutta Italia, anzi in tutto il mondo, per il fatto che appunto dal basso i lavoratori, chi fa attività culturale dal basso si era organizzata per riappropriarsi di un teatro del Settecento, non abbandonarlo allo spreco e alla distruzione, non farlo diventare l'ennesimo centro commerciale, può essere assolutamente messa in discussione, sgomberata, lasciata lì dov'è, affidata a un ipotetico investimento economico di non si sa bene quali fondi, e appunto adesso ci troviamo a un anno dallo sgombero del Teatro Valle con un Teatro Valle vuoto. Vuoto, in cui i lavori di ristrutturazione non sono partiti, in cui decine e decine di operatori dello spettacolo si trovano senza un posto dove ritrovarsi e dove incontrarsi e dove produrre cultura, cultura accessibile a tutti. E, per cui ci siamo messi insieme provando a sperimentare che cosa vuol dire diritto alla città, cioè che cosa vuol dire sia appunto far parte di esperienze sociali e culturali in una fase così difficile, sia come ci si mette insieme per decidere di nuovo insieme di che cosa vogliamo dalla nostra città, dalla città che nel bene o nel male tutti noi vogliamo vivere e vogliamo arricchire. E ci siamo resi conto che siamo comunque una potenza che deve fare i conti con appunto una fase completamente differente, una fase appunto molto pesante in cui precarietà e disoccupazione sono a livelli massimi anche nella città di Roma, e in cui i nostri meccanismi, i nostri discorsi, diciamo, sulla partecipazione, sull'attivazione dal basso, sul riunirsi in comitati e difendere i propri territori, purtroppo, appunto, in questa fase, come dire, prende il peggio di quello che può essere. Roma è stata quella che, fino a 2 ore prima che scoppiasse lo scandalo di Mafia Capitale, era, come dire, invasa improvvisamente da un risveglio, non si sa bene successo come, di comitati, di decine e decine di comitati mai visti prima contro il degrado, che nascondevano sostanzialmente contenuti pericolosissimi, razzisti, fascisti, di un'aggressività spaventosa, rispetto al fatto che improvvisamente a Roma il problema, cioè una città del caos, dove i mezzi pubblici non funzionano, dove mancano gli asili nido, mancano le materne, mancano, no, gli ospedali sono nel caos, il principale problema era quello degli immigrati e appunto degli spazi sociali occupati che producevano non si sa quale bene, quale degrado. Dopodiché c'è stata appunto Mafia Capitale. Cioè improvvisamente, anche lì il segreto di Pulcinella, giornalisti, economisti, sociologi e grandi esperti di non si sa bene cosa si sono resi conto che da 20 anni a Roma c'era una gestione di fondi pubblici
e della città proprio mafiosa e in mano a gente che sulle emergenze sociali di questa città appunto così complicata ci faceva i soldi, alla faccia appunto di migranti, rifugiati, di portatori di handicap, quindi sottraendo continuamente crediti, soldi, a quelle che erano le finanze di tutti. Per questo abbiamo preso appunto in mano la situazione e ci siamo resi conto di come le nostre esperienze in cui dal basso si garantisce welfare, perché le decine e decine di cucine popolari che fanno parte dei nostri spazi, che fanno pranzi a pochissimi euro per tutti quelli che decidono di attraversare i nostri spazi, riescono attraverso la forma per esempio dell'autoreddito a garantire la maternità e un sostegno, un reddito diciamo minimo di base a tutti coloro che improvvisamente appunto o perdono il lavoro o a quelle donne che rimangono incinta e che non avendo un lavoro non avrebbero appunto nessun sostegno economico pur avendo scelto di appunto mettere in piedi una famiglia e far crescere un bambino. Sono spazi in cui si contesta la buona scuola di Renzi organizzando i controinvalsi, quindi organizzando una didattica alternativa, momenti e laboratori alternativi nel momento in cui gli insegnanti decidono di non sottoporsi appunto al diktat che ci viene da questo nuovo sistema di gestione anche dell'istruzione pubblica. Sono appunto situazioni in cui ci sono palestre popolari, squadre di rugby, di basket, di decine di altri sport, bande musicali, sale prove e registrazione in cui, adesso ieri sono rimasta molto colpita dall'iniziativa, diciamo dalla tipologia di concerto che è stata messa in piedi qui all'Oltre Economia Festival, perché appunto ciò che per molti potrebbe essere scontato, fare musica, esibirsi, fare cultura, raccontarlo, farlo dal basso, spesso e volentieri la stupidità e l'arroganza del potere non consente in una città ricca di energie culturali come può essere anche Trento di poterlo fare liberamente in un parco bellissimo come questo. Ci voleva l'Oltre Economia Festival per dimostrare a tutti che si può fare e che non è così una follia. Quindi per dire che stiamo cercando di raccontare in giro per la città che siamo in tanti a appunto a mettere a disposizione di tutti e a rivendicare diritti per tutte e tutti. Lo stiamo facendo connettendoci con anche una rete ben più ampia di quella che è quella degli spazi sociali. Una delle esperienze più alta di rivendicazione di diritti e di difesa di quella che è la democrazia come noi l'abbiamo sempre intesa è per esempio la collaborazione che è nata col Movimento dell'Acqua. Il Comitato dell'Acqua, che è ancora molto attivo, anche successivamente al referendum, nella città di Roma, è appunto quello che è maggiormente connesso e che insieme a noi sta cercando di difendere diritti per tutti, la grande bellezza di rivendicare diritti, cioè la capacità di mettersi in rete per innanzitutto riproporre questo modello come un modello di autogoverno concreto dei territori. Territori che sono sempre più in difficoltà, in cui appunto sono decine le persone che mai avremmo visto nei nostri spazi, decine di, per esempio, lavoratori che hanno perso il lavoro, che si sono riorganizzati nei mercatini di genuino clandestino e dal basso hanno cominciato a autoprodursi prodotti di qualsiasi tipo, per cui riempiono i nostri spazi ogni sabato e ogni domenica di banchetti come questi in cui le persone si sono rimboccate le maniche, reinventate un lavoro e solo nei nostri spazi hanno trovato la possibilità di farcela ancora. Appunto, decine e decine di ludoteche aperte tutti i pomeriggi che garantiscono appunto a mamme e papà precari di fare turni al lavoro, di lasciare i propri bambini sicuri, di lasciarli in posti in cui crescere insieme, in cui imparare anche a difendere appunto i diritti e un'altra modalità di stare insieme. Stessa cosa, è la città dell'accoglienza, la nostra città, il nostro diritto alla città che vogliamo. Decine sono le esperienze di scuole di italiano per migranti. Perché? Perché appunto noi siamo la città in cui c'è un CIE gigante, in cui arrivano e vengono allo stesso tempo espulsi purtroppo
decine di persone che, come dire, arrivavano nel nostro paese per attraversarlo e chissà andar via oppure per costruire la loro vita nuovamente lì. Bene, appunto, alla faccia di Mafia Capitale, di chi sui rifugiati e sui migranti ci ha mangiato per anni, prendendo miliardi di soldi pubblici, dal basso abbiamo organizzato le scuole di italiano per i migranti, che sono l'unico modo per creare integrazione, per garantire a questi migranti di non essere sottoposti alla schiavitù, che magari poi ci racconta lui che cosa vuol dire, per esempio, a Rosarno, cosa ha voluto dire, e di poter lavorare fianco a fianco agli italiani, costruendo la loro vita nuovamente nella nostra città. Questo, appunto, in una fase molto difficile, in cui l'arroganza del potere, la stupidità, la difesa che, come dire, questo Stato fa della proprietà privata, porta a appunto pratiche insulse come quella che è stata l'ultimo sgombero di cui magari qualcuno avrà sentito parlare a Roma, del centro sociale Scoop, uno spazio dove veramente c'erano le in un quartiere come quello di San Giovanni, in cui non c'è nulla, cioè servizi sociali dal basso zero, è solo un quartiere per ricchi o è solo un quartiere dove andare a lavorare. Bene, Scoop è stato sgomberato alle 7 di mattina con le ruspe. Non è stato solo sgomberata quell'esperienza sociale, non gli è stato solamente intimato di andar via, è stato distrutto. Questa è l'arroganza del potere. Per ridarlo a chi? A un privato inquisito all'interno dei processi per Mafia Capitale. Questa è la situazione che ci troviamo davanti. Questa è la capacità, l'essersi messi in rete però. La grande, appunto, lo ripeto, la grande bellezza è stata quella di, in un giorno solo, rimboccarsi le maniche, convocare la città, correre in un altro posto, prenderne un altro e ricominciare faticosamente, riappropriandosi di un capannone abbandonato dalla Ferrovia dello Stato, tutte le attività di Scoop, facendolo tutto insieme, organizzando iniziative ognuno nei nostri posti per finanziare la ristrutturazione dell'ennesimo capannone abbandonato che però noi, come dire, ci siamo dovuti arrangiare, occupare e cominciare ad autogestire e a liberare per tutti, semplicemente per raccontare e continuare a denunciare quanto fosse ingiusto tutto questo e quanto fosse impraticabile. Io, appunto, adesso non la faccio lunga, spero in qualche modo di aver raccontato anche, insomma, nei termini di quello che è stato, che rappresenta l'Oltre Festival rispetto al Festival dell'Economia, in cui si dovrebbe parlare di mobilità sociale, e mi viene solo da ridere pensando alla nostra città, che insomma, non dire, è la capitale, ma insomma, il concetto di mobilità sociale sarebbe veramente curioso come alla fine lo declineranno. Mi sembra che questa fosse una buona occasione, questo confronto e magari anche quello successivo del pomeriggio, per capire come realmente noi tutti i giorni, da anni e anni, pratichiamo alternative possibili, ci autogoverniamo, lo facciamo in maniera... è tutto molto più faticoso, è tutto molto meno scontato, è tutto un metterci energie in più rispetto a quelle che ci vengono già richieste nelle difficoltà della vita di tutti i giorni. Eppure dimostra a tutti, a tutte, anche a loro, a cui facciamo realmente paura, tanto è vero che ci sgomberano con le ruspe, che si può fare. E se poco poco, come dire, riusciamo a metterci in rete veramente e a dimostrare, insomma, e a mettere seriamente in discussione e a praticare, anche a partire dalla riappropriazione in qualche modo delle istituzioni delle nostre città, che tutto ciò è possibile, che ci si può rifiutare di pagare il debito, che siamo noi, siamo quelli in credito, siamo a noi dovrebbero dare tanto, ci dovrebbero ringraziare quasi, no? Dovrebbero venire da noi a chiedere ma come si fa? Come si fa al tempo della crisi a riuscire a rimanere, no? A non andare in default, a garantire servizi, a renderli accessibili a tutti? Come fate? Ce lo spiegate? Quindi forse sarebbero loro che dovrebbero venire a chiedere a noi come, appunto, si può mettere in piedi e come abbiamo fatto a sopravvivere in questi anni. Quindi questo, appunto, ci sono altri interventi, quindi non levo altro spazio, ma insomma credo che questo è un discorso work in progress che dobbiamo continuare a sperimentare, a ragionare tutti insieme, perché è la nostra
potenza di metterlo a disposizione di tutti e quindi di riproporlo e riprodurlo all'interno di ogni dinamica sociale, anche se molto diversa.